Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video in cui approfondiamo sempre gli strumenti di Python per fare delle analisi sui nostri investimenti. In questo caso ci occuperemo del DCF, ovvero Discounted Cash Flow. Questo è un indicatore che viene usato sostanzialmente per stimare se il prezzo delle azioni è eco per un acquisto oppure è sovrastimato o sottostimato. Per fare questo dovremo, insomma, il video è abbastanza complesso e dovremo fare tutta una serie di calcoli. Naturalmente, col codice che vi andrò a fornire, come sempre, potete semplicemente inserire il ticker dell'azione, eseguirlo e ottenere il risultato, però l'obiettivo di questo video è anche cercare di capire sia quali sono i concetti, diciamo, economici alla base, sia anche di cercare di capire il codice come è strutturato, in modo che, come sempre, se foste interessati a scaricarlo, a modificarlo, siete comunque liberi di farlo o comunque vi lascio gli strumenti per poterlo fare. Allora, il video sarà sicuramente pienissimo di contenuti. Quindi, insomma, mettiamoci dietro e mettiamoci all'opera. Tanto per cominciare, come potete vedere dal browser, vi metto a disposizione questo sito. Sostanzialmente mette a disposizione delle API per andare a scaricare dei dati di natura fondamentale e mette a disposizione dei dati più ricchi rispetto a Yahoo Finance. Infatti, come ho detto prima, per eseguire dei nostri calcoli avremo bisogno di tanti dati. E questi sono ad esempio i cash flow storici dell'azienda per appunto fare certi tipi di proiezioni e considerazioni. Quindi sostanzialmente quello che dovete fare è registrarvi su questo sito. Anche in questo caso è gratuito, ci sono delle subscription a pagamento naturalmente, però per quanto ci riguarda quella gratuita va più che bene. L'unico limite che insomma ci impone è che possiamo fare solo 250 chiamate al giorno, però diciamo per chi non è un trader professionista direi che tutto va bene e se poi aveste dei rendimenti molto più alti nessuno vi vieta di, insomma, di fare una subscription professionale. Come vedete adesso io non sono loggato perché altrimenti vedreste la mia API key, però nel caso adesso qua ad esempio clicco su Financial Statement, qui c'è un esempio di chiamata, un esempio di output, potete proprio fare diciamo un test direttamente dall'interfaccia, per farlo naturalmente dovreste essere loggati, però l'esempio di URL da chiamare è proprio questo, quindi qua vedete ad esempio Financial Statement e poi successivamente l'API key. Naturalmente noi non lo faremo direttamente da qui, ma lo faremo dall'interfaccia Python. Quindi diamo per scontato che voi siate registrati e poi quello che dovrete fare è semplicemente prendere la vostra API key, ci sarà sempre un file di settings nel progetto, nel codice che vi mostrerò e sostanzialmente qui dentro nel settings.json dovrete andare a inserire l'API key ottenuta. Quindi, come sempre, adesso andiamo a resettare il tutto, che stavo facendo un test, insomma, prima di partire con il video. Facciamo anche la deactivate, giusto per farlo come sempre proprio dall'inizio, e andiamo ad accedere al nostro ambiente virtuale Python, quindi, che in questo caso, vabbè, è già stato creato, quindi source env. Pin activate. Naturalmente vi ricordo che nel caso comunque non sapeste cos'è un ambiente virtuale Python o comunque non sapeste come eseguire uno UPython Notebook o di cosa si tratta o in cosa consiste uno UPython Notebook, ho già realizzato dei video precedenti che vanno a spiegare come andare appunto ad eseguire il codice. Quindi adesso abbiamo attivato il nostro ambiente virtuale. Ci mettiamo dentro la cartella del progetto, in questo caso ci va bene DCF, e avviamo il nostro UPython Notebook. Ok, il codice rispetto al solito è un po' più complicato proprio perché, vabbè, oltre al settings.json ho dovuto realizzare due librerie che poi andremo a capire mentre commenteremo il nostro notebook. Come sempre, la prima cella consiste nel importare le librerie necessarie per l'esecuzione, scusate, nell'installare le librerie necessarie.
invece andremo a importare tutte le librerie che ci servono, e qua, mentre qui invece cominciamo a masticare un po' di teoria. E quindi parliamo del present value, che è il concetto che sta proprio alla base del DCF. Come potete vedere, questa formula qui dice: il present value è uguale al future value per 1 fratto 1 più r alla n, dove r rappresenta un rate of return, quindi un tasso di interesse fondamentalmente, e n rappresenta il numero dei periodi. Andiamo a spiegarci bene. Praticamente questa formula qui non è nient'altro che l'inverso dell'interesse composto. E quindi cosa ci va a dire questa formula? Immaginiamoci di voler raggiungere un certo future value. Come ad esempio, vogliamo capire come possiamo guadagnare, qual è il present value se vogliamo guadagnare 10.000 euro in 5 anni con un tasso di interesse del 7%. Questa formula ci dice che, appunto, per ottenere questo obiettivo dovremmo avere adesso, in questo momento, 7.000 euro. Però è una formula potente non solo per questo, ma anche perché ci dice fondamentalmente quanto un investimento, oppure comparando due investimenti, quale possa essere più conveniente uno rispetto all'altro. Per farlo ho realizzato un piccolo esempio a livello di codice, quindi adesso lo eseguiamo e andiamo a commentarlo. Il problema fondamentalmente è questo qua: qualcuno ci vuole proporre di investire i nostri 7.000 euro, ad esempio, per ottenere 10.000 euro in 5 anni. E quindi noi da questo punto di vista, sì, è vero, guadagniamo 3.000 euro in 5 anni, però ci conviene davvero effettuare questo investimento? E quindi qua abbiamo due esempi. Quindi, applicando sempre la formula del present value che abbiamo visto prima. Quindi noi abbiamo sempre 10.000 euro che vogliamo raggiungere in 5 anni, però abbiamo un tasso di interesse, uno del 6%, quindi con 0.06, l'altro invece del 15% annuale. E quindi a questo punto vediamo come la formula in questi due contesti differenti agisce diversamente. Quindi, nel primo caso, cosa ci dice? Ci dice che con un tasso di interesse del 6%, se vogliamo guadagnare 10.000 euro in 5 anni, avremo bisogno adesso di 7.472 euro. Quindi in questo caso cosa significa? Che se quell'altra persona ci propone di avere 7.000 euro, di investire 7.000 euro per ottenere 10.000, è decisamente meglio, insomma, che doverne investire 7.472 per ottenere sempre lo stesso guadagno. E quindi in questo caso quello che ci propone, diciamo, questo investimento ha ragione fondamentalmente. Nell'altro caso però, se noi ipotizzassimo che ogni anno otteniamo un rendimento medio del 15%, le cose cambiano. Infatti vediamo che ci servirebbero solo 4.971 euro per ottenere 10.000 euro in 5 anni, e quindi decisamente è una cifra decisamente inferiore ai 7.000, e quindi in questo caso non dovremmo accettare l'investimento che ci propone quest'altra persona. E queste sono delle possibili applicazioni, appunto, della formula del present value che vi ho appena mostrato. E quindi questo concetto ce lo teniamo stretto, insomma. Poi, questa cella qui non è nient'altro che quella di configurazione che abbiamo sempre a disposizione. Quindi cosa facciamo? Praticamente noi dobbiamo solo andare a definire qual è la stocks che ci interessa tenere sotto controllo. In questo caso ho scelto Alibaba. Poi si va a caricare la secret key, si va a ottenere il free cash flow dell'azienda, e poi mi vado a caricare sempre dei dati della stocks. In questo caso mi vado a caricare qual è l'ultimo valore di mercato e quali sono il numero di share outstanding, cioè quante azioni sono diciamo messe a disposizione sul mercato. Qui c'è un'altra cella del WACC, però la voglio diciamo
commentare dopo, perché mi voglio concentrare sul DCF, che poi è quello che vogliamo calcolare. E come potete vedere, il DCF qui ho rappresentato prima in un termine un po' più compatto, quindi come la sommatoria dei cash flow fratto 1 più WACC per n periodi, e poi l'altra l'ho invece diciamo espansa, quindi praticamente il DCF è uguale al cash flow del periodo 1 per 1 fratto 1 più WACC alla 1 più il cash flow del secondo anno, del secondo periodo per 1 fratto e così via alla n. Praticamente possiamo vedere che è una formula che ricorda molto bene quella del present value che abbiamo visto prima, dove però per qui, come potete vedere, al posto del tasso di interesse che era disponibile nella formula precedente, abbiamo quest'altro indicatore che è il WACC, ovvero il Weighted Average Cost of Capital. Praticamente che cos'è questo indicatore? Poi spieghiamo anche cosa rappresenta. Praticamente non è nient'altro che la media pesata del costo per un'azienda, del suo debito e il costo delle sue equity. Questo praticamente è un indicatore che serve all'azienda per capire fondamentalmente di quanto ritorno, di quanto guadagno ho bisogno per andare in profitto, ma lo può usare anche l'investitore per capire quale potrebbe essere il profitto atteso da un'azienda, e quindi lo possiamo utilizzare all'interno di questa formula come il tasso di ritorno che abbiamo visto prima. Ora appunto ritorniamo sul Weighted Average Cost of Capital nella sua cella dedicata e andiamo a vedere la formula, che appunto sembra abbastanza complicata, ma non è nient'altro che quello che vi ho detto precedentemente. Quindi abbiamo la somma di due fattori, dove da una parte abbiamo il costo della equity e una parte è dedicata dal costo del debito fondamentalmente. Inoltre vi ho messo a disposizione un riferimento tratto direttamente da Investopedia, ma anche un link con un'infografica che spiega in modo molto intuitivo quali sono tutti i fattori di questa formula, e vederlo graficamente con un'animazione è decisamente molto più semplice. Quindi, prima di andare a eseguire il codice, vorrei solo farvi vedere un po' quali sono le librerie a cui mi vado ad agganciare. Quindi apriamo prima quella del WACC. E in questo caso, come potete vedere, abbiamo tutta una parte dedicata al costo del debito, che praticamente non è nient'altro che una tabella che utilizzano praticamente le agenzie di rating, e questa l'ho presa da... questo codice non l'ho scritto io, l'ho preso da un'altra persona che ha un sito che si chiama codingandfun.com, quindi è interessante, potete anche andare a consultarlo nel caso vi interessi. Anche a disposizione altri appunto tutorial interessanti. Io questo qua l'ho un po' rimaneggiato, ma fondamentalmente lui cosa fa? Praticamente si va a prendere, qui vedete che ci sono tutte le varie chiamate a Financial Modeling Prep, si va a prendere quelli che sono i profitti dell'azienda, il netto delle tasse, li va a dividere per le spese di interesse praticamente, e a questo punto ricava questo indicatore che si chiama Interest Coverage Ratio. In base a questo cosa fa? Lo va a comparare rispetto a una tabella di rating per capire qual è il credit spread. Praticamente, naturalmente, in base ai profitti dell'azienda e in base a quello che paga gli interessi, le agenzie di rating vanno a capire
quanto questa azienda sia rischiosa o meno fondamentalmente. Naturalmente più è rischiosa, più deve pagare il suo debito fondamentalmente e più costa il suo debito. Tanto è vero che poi il costo del debito totale viene considerato come risk free, adesso lo andremo a spiegare che cos'è velocemente, più questo credit spread praticamente. Risk free non è nient'altro che quello che viene considerato un investimento risk free, cioè che non comporta rischio, quindi dovrebbe essere un investimento in buoni del tesoro, che io sappia, potrei dire una gastroneria. Comunque, diciamo, è il minimo di interesse per un investimento che ha appunto un rischio pari a zero praticamente. La stessa cosa viene considerato per il cost of equity. Quindi il cost of equity, detto in modo discorsivo, il cost of equity è quel costo che ha un'azienda per fare in modo che un investitore sia interessato ad investire nelle sue equity anziché andare a investire in equity di altre aziende praticamente. E questo si va a calcolare con questa formula qui, praticamente il risk free più beta, cioè quanto varia il prezzo dell'azione rispetto al suo mercato di riferimento, per il ritorno annuale del mercato di riferimento, in questo caso lo Standard & Poor's, meno il risk free. E quindi qui si ottiene il cost of equity. E poi c'è semplicemente il calcolo del WACC, che poi si va a esplicitare in questa formula che abbiamo visto precedentemente. Quindi, se torniamo sul nostro UPython Notebook e andiamo a eseguire il tutto, possiamo andare a calcolare qual è il WACC per Alibaba, ad esempio. E come potete vedere, il WACC in questo caso è del circa il 17%. Naturalmente, a WACC più elevati vanno a corrispondere rischi superiori, proprio perché dal punto di vista di un investitore, perché quell'investimento sia conveniente, l'azienda deve fare deve applicare dei ritorni superiori fondamentalmente. E a questo punto possiamo andare a calcolare quello che è il DCF. In questo caso abbiamo a disposizione l'altra libreria che appunto esegue il calcolo della formula che abbiamo visto qua sopra. In questo caso, praticamente come funziona il DCF? Noi andiamo a prendere i free cash flow di 5 anni precedenti, ad esempio, quindi in questo caso dal 2017 fino ad oggi, e poi cerchiamo di eseguire una proiezione di quelli che potrebbero essere i cash flow degli anni successivi. Per fare quello applico la regressione lineare. Come potete vedere, mentre questi qua sono i cash flow estratti da Model Prep, gli altri invece sono delle proiezioni calcolate. In questo caso, giusto per farvi capire meglio di cosa si tratta, ho creato un piccolo grafico direttamente su un foglio di calcolo e qui potete vederlo, perché potete vedere che questi qua sono i 5 anni estratti dall'API e i successivi invece sono i 5 anni calcolati. Potete vedere che in questo caso si va a generare questa linea di regressione, appunto, per andare a calcolare quelli che sono i 5 anni successivi. Naturalmente queste sono solo delle proiezioni, quindi nessuno ci dice con certezza che fra 3 anni il cash flow dell'azienda sia esattamente quello, potrebbe essere più alto, oppure potrebbe esserci paradossalmente un delisting di Alibaba dallo stock exchange che magari abbasserebbe sicuramente i profitti. Quindi è solo un'indicazione di massima e quindi non possiamo affidarci, con una fede assoluta a quello che dice questo indicatore, però ci dà un'idea appunto di quanto il valore può essere appunto stimato
sovrastimato o sottostimato. E infatti, come potete vedere, in questo caso il fair price calcolato è addirittura di $330 contro i $129 del prezzo attuale. Quindi adesso andiamo velocemente a vedere come è composta questa libreria, in questo caso l'ho scritta io di mio pugno. C'è una funzione che va appunto a estrarre il free cash flow dall'API, c'è una funzione che appunto si va a occupare del modello di predizione del cash flow, e cioè sia la parte che va a creare il modello, quella invece che va a effettuare la predizione, e poi c'è semplicemente la parte che va a applicare la formula, che è quella che abbiamo visto in formato matematico. E quindi questo è tutto. E poi successivamente vi ho dato a disposizione delle definizioni come potrebbero essere il cost of equity, il cost of debt e quello che è il risk free. Quindi con questo video abbiamo finito. Fatemi sapere anche qui se vi è chiaro, se ci sono dei concetti che meriterebbero una trattazione più approfondita. E ci vediamo nei prossimi video. Grazie a tutti da Valerio.